Sicura! Amici di Radio Blu, eccoci qua ancora una volta all'appuntamento. Sono Marco Venzan e questo è A Radio. Lo riconoscete dal piccolo strilletto che ogni tanto scappa dentro le frequenze della vostra radio preferita. E noi adesso ci muoviamo verso personaggi che vengono a trovarci. Davide Pratelli non è ancora arrivato, ma io voglio subito andare a trovare quello che è un amico di tutti, il condottiero di una squadra indomita, il faro nella nebbia del calcio mondiale e il commissario tecnico della nazionale italiana, Antonio Conte. Conte. Allora dico subito un agus. Che cosa, scusi? Vi voglio avvertire che ho portato il mio avvocato. Come, per cui attenzione. Ma mister, ma perché ha portato il suo avvocato? Scusi. Perché sono stufo di essere accusato. Ma come? Ma chi l'ha? Mi accusano per tutto. Ma come? L'altro giorno anche mia moglie mi ha accusato di non aver fatto correttamente la raccolta differenziata. Ah, forse aveva ragione. Ma stiamo scherzando? Mi ha detto che io non potevo non sapere che il tetrapack non va con il cartone e che io non potevo non sapere che le lattine vanno con la plastica. Sì, appunto. Ma io sono un allenatore, non un differenziatore. Però scusi mister, attraverso il riciclaggio dei rifiuti si può sicuramente anche trovare una nuova vita a ciò che sarebbe invece buttato per sempre. E certo. Ma volete insegnare a me? No, il riciclaggio dei rifiuti. Io ho dato nuova vita ai rifiuti. Ah, sì? Li ho riciclati e poi via di nuovo in circolazione. Ma a cosa si riferisce? Quando è che ha fatto sta cosa? A quando la Juventus ho preso Padoin. Poverino. Senta, comunque è contento di questa nazionale? Ci siamo qualificati agli europei. Questo le fa onore. Ma come al solito, tanto io sapevo che andava a finire così. Cosa? In Italia si gioca con l'inganno e con il doppio gioco. Ma perché, scusi, cosa dice? Non capisco come non si accorgano che nella squadra abbiamo un sacco di stranieri. Ma cosa dice, scusa, stranieri? Certo, ma forse si confonde. Certo, glielo dico io. Ma come? Glielo dico io. E chi sono, scusi? Quando si accorgeranno che abbiamo in squadra Darmian, Santon, Pasquale, ci squalificheranno da tutti i campionati. Ma è una vergogna! Una vergogna! Vergogna! Conte, quelli sono giocatori italiani. Ora, nell'equivoco casomai ci poteva cadere se aveva dubbi su, che ne so, Esharawi, su Eder, Thiago Motta. Ecco, questi le potrebbero fare. Perché, scusi? Quelli non sono. Guardi, poteva sbagliare. No, si sta sbagliando. Perché? Scusi. Sono sicuro che quelli sono italiani. E come è possibile? Conosco benissimo le loro mamme. Ma come fa a conoscere le loro mamme, scusi? Perché vengono a prendere i ragazzi nello spogliatoio. Grazie. Noi vi si aspetta qui a Tutelo. Sai cosa penso, Davide? Ciao. Sì, che l'allenatore della nazionale è un furbo. Come tutti gli allenatori che aspettano le mamme, capito? Poi quelli che vengono dal sud, capito? Capisci a me. Sotto cuore. Ciao Davide. Ciao Marco.